È nostra compagnia Michele Menchetti, consigliere comunale del gruppo 5 Stelle. Quello della sicurezza è un tema molto sentito in città e voi l'avete ribadito anche oggi in consiglio comunale. Sì, purtroppo non mi è stato permesso di leggere l'interrogazione che avevo preparato relativamente alle istanze portatemi da alcuni cittadini della zona per quanto riguarda Piazza della Repubblica, quindi la stazione, Giardini e Porcinai, Poggio del Sole e zone limitrofe in cui sappiamo che c'è un degrado veramente persistente, un senso di insicurezza che si tocca con mano, ma che ovviamente questi signori dell'amministrazione che stanno a Palazzo Cavallo, dentro questi quattro muri ci stanno bene, ma fuori hanno perso un po' il contatto con la realtà. Non è stato possibile leggere l'interrogazione, tra l'altro il sindaco era anche assente per impegni istituzionali, quindi mi chiedo anche la programmazione annuale di questi consigli comunali, anticipata, a che cosa serva se poi non si riesce veramente ad avere la presenza quantomeno del primo cittadino. Ecco, viene da ripensare ai programmi elettorali portati avanti da questa amministrazione prima di vincere le elezioni, in particolare il primo programma elettorale che era basato con grande forza e determinazione sulla sicurezza. Assolutamente sì, poi oltre alla sicurezza parlavano anche di città scrigno, io veramente invito a loro veramente a dire davanti a tutti se questo è lo scrigno di cui avevano parlato, ne ho parlato anche in altri consigli comunali, la sicurezza è un tema che loro hanno cavalcato in lungo e largo, con tra l'altro la nuova sede che sarebbe dovuta sorgere in via Filzi, che poi ovviamente sappiamo tutti com'è andata, hanno proseguito per la loro strada, se ne dovranno assumere le responsabilità sicuramente alla prossima tornata elettorale e quindi vedremo un po' gli aretini cosa diranno. E concludo dicendo che avevo anche un'altra interrogazione per me molto importante sul tema animalista relativamente alla proposta di fare un capodanno senza botti, una cosa che è già stata attuata in altre città come Thiene, dove ci sono insomma evidentemente amministrazioni più sensibili che sostituiscono ai classici fuochi dei spettacoli di luce che comunque danno assolutamente soddisfazione a chi li guarda e purtroppo anche questo è un argomento che in questo Consiglio Comunale non viene mai trattato, quello animalista.